Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci occupiamo oggi della Kawasaki, che è una casa della quale ancora non avevo parlato in questi video dedicati all'ECMA, perché di fatto ho dato spazio inizialmente nei giorni scorsi alle moto più interessanti delle altre case. Di fatto dicevo, non avevo ancora parlato della Kawasaki perché la ZH2 comunque già l'avevo trattata quando l'avevano presentata al Tokyo Motor Show. Tra le nuove moto di Kawasaki che hanno portato all'ECMA, una delle più interessanti direi che è la nuova Z900. Nonostante comunque, fatemi fare una premessa, Kawasaki all'ECMA è stata un po' una delusione. Onestamente mi aspettavo qualcosa di più interessante rispetto alla Z650, alla Z1000SX oppure a questa Z900. Mi aspettavo, se non la ZX25R, la Ninja, vista a Tokyo Motor Show, perché comunque sapevamo che forse sarebbe arrivata il prossimo anno, nel 2020, mi sarei aspettato magari un Ninja ZX10RR, quindi la versione più bella, quella più costosa, la Superbike nuova, perché si era ventilato all'inizio dell'anno dell'arrivo di un nuovo modello per contrastare la Panigale V4R. In realtà ragazzi, a questo ECMA la moto non è arrivata, sarà cosa per il prossimo anno. Dicevo, quindi parliamo della nuova Z900, che per il 2020 si rinnova un po', ed effettivamente va detto, va dato merito, che Kawasaki è andata a correggere alcuni punti che io ho sempre assolutamente criticato fin da quando è uscita la moto. Io la Z900 l'ho provata diverse volte, penso 4-5 volte. Qui di fianco vedete la mia prova che ho fatto quest'estate sulla Z900 full power, quindi quella da 125 cavalli, e poi ho provato anche, e trovate il video sulla playlist prove moto, ho provato anche la variante per patenti a 2 full power, quindi quella da 95 cavalli, quindi diciamo che la moto la conosco abbastanza bene perché l'ho provata abbastanza lungo e diverse volte. Dunque, dicevo, per il 2020 la moto si rinnova, qui di fianco vi lascio le foto della moto, ed effettivamente devo dire che a livello design, per iniziare, la moto mi piace, migliorata soprattutto nel faro, perché arriva un faro ripreso dalla Z400. Sapete che a me non piace quel faro sulla Z400, io il faro l'ho sempre criticato. È un faro che hanno ripreso, non so perché, anche sulla nuova ZH2, ed effettivamente la ZH2 è una moto, è un incubo da vedere come moto, almeno secondo il mio gusto estetico, cioè è veramente bruttissima. Però devo dire che questo faro sulla Z900 nuova, devo dire che ci sta bene, hanno fatto un bel lavoro secondo me, e nel complesso il faro, lato posteriore, lato anteriore, insomma è una bella moto, ecco, mi piace questo come l'hanno fatto. E l'unica cosa che cambierei ovviamente è lo scarico, perché lo scarico originale rovina secondo me di molto l'estetica di questa Z900, ma ragazzi, lì basta prendersi un bel SC Project corto e già l'estetica ne guadagna. Quindi lato design, arriva questo nuovo faro full LED, devo dire mi piace, ci sta bene. Seconda cosa che hanno cambiato, la strumentazione. Per fortuna Kawasaki l'ha capita, avrà ascoltato qualcuno, che qualche forum penso, perché veramente in tanti criticano da tempo il faro, la strumentazione della Z900 che vedete qui di fianco nel monitor inquadrato adesso, perché è una strumentazione di fatto piccolina, si legge anche abbastanza poco, brutta da vedere. Oltretutto quella della Z800 era molto più bella, molto più particolare, ed è una strumentazione vecchia di fatto trapiantata anche sulla Z650. E arriva, per fortuna, per il nuovo modello, questa strumentazione nuova che vedete qui di fianco, che è la stessa vista sulla Ninja 650, ovvero un bello schermo TFT da 4.3 pollici. Oltre ad essere bello grosso come strumentazione, può anche cambiare colore in base al giorno notte, se non sbaglio lo fa in automatico, diventa o sfondo bianco o sfondo nero, e la cosa interessante è che si può connettere allo smartphone di serie questa cosa. Perché sapete che Aprilia ha fatto la nuova RS con la strumentazione che si può connettere con l'applicazione Aprilia Mia, quindi si può connettere telefono e smartphone, però di fatto va pagata a parte quella cosa. Invece Kawasaki l'ha fatto di serie, si può connettere il telefono alla moto usando l'applicazione Kawasaki Radiology, mi sembra che si chiami. E così in questo modo si può vedere notifiche di messaggio, chiamate sulla strumentazione della moto, oppure si possono settare alcuni parametri della strumentazione direttamente dall'applicazione del telefono. Una cosa interessante. È vero che la strumentazione non è che fa andare meglio la moto, però preferisco avere una strumentazione più bella, più moderna rispetto a una magari vecchia. Poi un'altra cosa che ha fatto Kawasaki è l'introduzione del Kawasaki Traction Control, quindi arriva il KTRC settabile su
se non sbaglio, su due o tre livelli con quattro riding mode. Uno di questi riding mode è personalizzabile, quindi si possono mischiare vari parametri e cucirselo attorno alle nostre esigenze. Oltre a questo, si può settare la potenza della moto, metterlo o in full power oppure a 55% di potenza. Quindi penso in caso magari ci sia pioggia o magari si è in difficoltà, si può abbassare la potenza del motore. Discorso Kawasaki Traction Control, quindi controllo di trazione. Sapete che io ho sempre detto, di fatto è una cosa inutile averla su una moto da 125 cavalli, su una naked, perché di fatto è una moto questa per patenti a 3, dove si presuppone che chi la prende in mano, chi la compra, sappia guidare una moto. Però è anche vero, ragazzi, che è una questione anche di prezzo. Cioè, se permettermi l'elettronica di farmi pagare 1.000-2.000 euro in più rispetto al modello magari dell'anno scorso, ti dico anche no, grazie, la guido col polso. Effettivamente, se mi vai ad aumentare il prezzo di 300-400 euro, quindi diciamo di poco, mi metti anche l'elettronica, può essere che possa servire. Cioè, alla fine, ragazzi, è anche vero che non sono tutti esperti, c'è anche magari chi compra questa moto, magari ha guidato anni fa una moto magari di piccola cilindrata, però adesso ho la patente a 3, e quindi, ragazzi, avere traction control effettivamente può servire anche magari quando c'è il bagnato o cose del genere. Insomma, se costa poco, ci può stare che me lo metti. E quindi qua arriviamo al discorso prezzi. Quanto costa questa moto? Dunque, questa moto, considerando il faro nuovo, la strumentazione nuova e il Kawasaki Traction Control, è aumentata di circa 500 euro, quindi va a costare nuova 9.600 euro la versione full power, mentre la variante per patenti a 2, perché hanno fatto due versioni come la vecchia, va a costare 9.300 euro. Quindi, ragazzi, diciamo che ci può stare l'elettronica se alla fine me la fai pagare 300-400 euro in più rispetto al modello dell'anno prima. È un prezzo comunque, ragazzi, alto, cioè 9.600 euro io non li spenderei mai per una moto di questo tipo. Si presuppone che la Z900 sia comunque la naked media di casa Kawasaki, anche se ovviamente stanno facendo un po' i furbi in Kawasaki, vogliono far passare la 650 per la media, quando in realtà era l'entry level, perché è la vecchia R6N, e vogliono far passare la Z900 quasi per la maxi, come se fosse la Z1000. In realtà, ragazzi, la Z900 dovrebbe essere la naked media, che una volta costavano cifre attorno ai 7.500-8.000 euro. Con 10.000 euro vi prendevate una Z1000, vi prendevate un CBR 600RR, e a momenti vi prendevate un R6. Quindi, ragazzi, costa troppo per quello che dà. Poi mi dimenticavo, ovviamente non cambia nulla per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della moto, cioè motore, peso e potenza sono gli stessi della moto dell'anno scorso, quindi motore 4 cilindri, 125,4 cavalli, 99 Nm di coppia, per un peso molto alto, ragazzi, perché il peso è sempre il difetto delle Kawasaki, di 210 kg in ordine di marcia. Da nessuna parte ho trovato il chili a secco, quindi vi parlo di peso in ordine di marcia. Per fare un paragone, la KTM Duke 790 ha un peso in ordine di marcia di 185 kg, quindi capite bene che questa Kawasaki pesa parecchio rispetto a una concorrente come la KTM. Ragazzi, sono tanti soldi, già costava troppo Z900, perché costava attorno ai 9.000 euro, però va anche dato merito a Kawasaki, di Z900 ne ha vendute parecchie. Ha venduto molto più Z900 rispetto alle KTM Duke 790, che è una moto che a parità di prezzo io comprerei ad occhi chiusi, perché è una ciclistica, ha un peso nettamente migliore anche come erogazione del motore rispetto alla Z900. Però va anche detto che la Kawasaki probabilmente è un marchio molto più commerciale, cioè per chi magari non è esperto di moto, sentire il nome Kawasaki può essere un marchio più sicuro, più affidabile, perché magari conosci di più la storia, l'ha sentito magari in giro, anche i cartoni animati, persino parlava della Kawasaki. E quindi va a comprarsi più una Kawasaki, magari senza tenere conto di dati come ciclistica e peso, rispetto a una moto come la KTM, che in realtà sarebbe una moto molto più efficace, anche se va detto che comunque bisogna vedere a che target di moto cerca una persona, nel senso, se vuole una moto più tranquilla, una moto per magari competere con le sportive sui misti stretti oppure per andare in pista. Comunque, tutta questa pappardella per dire che la moto costa troppo, non è un problema della Kawasaki soltanto, perché se siete andati all'ECMO avete visto che tutte le moto hanno dei prezzi esorbitanti, cioè sembra quasi che le moto siano diventate un oggetto di lusso, più di come era prima. E o probabilmente pensano le case che in Italia o in Europa c'è stato un boom economico di qualche tipo e quindi si possono permettere di alzare i prezzi. In realtà, ragazzi, il boom economico non c'è stato, però le moto stanno aumentando parecchio di prezzo e siamo arrivati,
per la Kawasaki, ha parlato di 10.000 euro circa per questa Z900, una cosa veramente, direi quasi, quasi pazzesca. Cioè, io non spenderei mai questi soldi per questa moto, piuttosto li spenderei sulla nuova 890, vedete qua vi ho parlato 2 giorni fa, anche se costa 12.000 euro, è una moto di un altro livello assolutamente, piuttosto spendere 2.000 euro in più, ma è una moto che sicuramente sarebbe più efficace, che terrebbe più tempo. Quindi ragazzi, da questo video è tutto, ci ho impiegato quanto? 10 minuti, 11 minuti per parlarvi di alla fine tre cose nuove che arrivano sulla Z900, però ragazzi, sapete, a me piace parlare, piace approfondire ogni aspetto, quindi vi beccate questi video che durano sempre tanto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, il DNA del Packer Ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!